Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, abbiamo ascoltato nel Vangelo di oggi un passaggio rapido, sintetico, con riferimento al tetrarca Erode, l'uomo empio per antonomasia, quello che ha fatto uccidere San Giovanni Battista per una mimma e perché gli diceva la verità, è quello che avrebbe avuto il coraggio poi di irridere nostro Signore durante il processo farsa. Sapete che Pilato lo mandò da Erode per sbarazzarsi di lui, sperando che gli togliesse dal piatto la patata bollente, ed Erode l'ha fatto rivestire con la veste bianca come se fosse un pazzo, a quanto dicono alcune fonti, diciamo così, secondarie rispetto alla rivelazione pubblica. Quello che lui fece era, da prima aveva cominciato a dire: scusa, tu sei Dio, fammi vedere un bel miracolo, forza, proprio così, Poi dice: ah, vabbè, miracoli, forse sei stanco. Allora gli ha messo a fare le danze davanti, le novelle Salomè, gli ha messo, dice, dunque, a fare Dio non sei buono, vediamo poi se è buono a far uomo. Questo era Erode, proprio la feccia, proprio l'immagine. Non oso immaginare a che punto dell'inferno, a meno che non si sia pentito, per carità, stia un soggetto di questo genere, proprio, ecco, l'immagine proprio dell'empio per antonomasia, proprio del ricco, del potente, del gaudente, del vizioso, che si pensa di essere libero da tutto e da tutti. Vabbè, passiamo alla prima lettura, che è un po' più edificante, anche se impegnativa. Il profeta Agea scrive ai tempi della ricostruzione del Tempio di Gerusalemme, dopo il ritorno dall'esilio di Babilonia, i tempi in cui era appunto governatore della Giudea Zorobabele, e c'è un'esortazione che ci prepara la festa di San Francesco d'Assisi da un lato e ci scuote un po' a tutti dall'altro, perché c'era da ricostruire la casa del Signore, perché il Tempio era stato distrutto. E a un certo punto il popolo dice: no, con calma. E il profeta dice: uè, vi sembra questo il tempo di abitare tranquilli nelle vostre case ben coperte, mentre questa casa è ancora in rovina? Qui bisogna rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro. Ecco, è un'esortazione a coloro che si prendono cura delle sorti della casa del Signore. Sapete che San Francesco d'Assisi, che tra poco festeggeremo, l'apparizione famosa del crocifisso di San Damiano, gli disse: Francesco, va e ripara la mia casa, proprio come sta scritto qui, perché come vedi va in rovina. Siamo nel Medioevo, nel 1200, la Chiesa era da non moltissimo tempo uscita dal periodo storico difficilissimo della lotta per le investiture e cose del genere. E proprio per l'opera di San Francesco e di San Domenico, che agirono nei primi lustri del 1200, poi il XIII secolo sarebbe passato alla storia come il secolo d'oro, uno dei secoli più luminosi della storia della Chiesa. Ma grazie all'opera di questi. Ecco. Allora, riparare la casa del Signore si va sul doppio livello. Vedete, adesso questa è una singolare bioincidenza, che questi giorni stanno riparando proprio il tetto, che qua piove. Quindi si tratta di rimboccarsi le maniche, sia per la casa di pietra, ma di rimboccarsi le maniche anche per la casa, come dice San Pietro, composta dalle pietre vive, che è l'abitazione dell'Altissimo, la Chiesa. Sapete che l'edificio sacro è figura e immagine di ciò che la Chiesa è, no? E su entrambi i fronti, certamente ciascuno secondo le proprie possibilità, il Signore ci invita, ci esorta a lavorare, ovviamente nella libertà assoluta, per aiutare la ricostruzione della casa di pietra, o si va a dare una mano agli operai, chi è capace a farlo in questi giorni, per carità, oppure si deve dare una mano a pagarli gli operai, come uno preferisce. Invece, per ricostruire la casa, quella più importante, ci vuole la preghiera, ci vuole il sacrificio, questo possiamo farli tutti, e ciascuno di noi, ciascuno nel proprio compito, la parola e l'azione, secondo quello che a ciascuno è concesso di fare lì dove il Signore l'ha posto.
È chiaro che quelli che sono proprio come ministero, quello di lavorare nella casa del Signore, nella linea del Signore, devono impegnarsi un po' di più, ecco, ma sono benvenuti tutti quanti, perché nella casa del Signore sono sempre benvenuti gli operai. Ecco, poi in tempi in cui comincia a vedersi qualche crepa nella casa del Signore o addirittura qualche maceria, è chiaro che i volontari per la ricostruzione, quelli che hanno voglia di lavorare per la gloria di Dio e la salvezza delle anime, sono sempre maggiormente i benvenuti. Chiediamo al Signore che ci doni questa profonda sensibilità, perché la Chiesa, sia quella di pietra che quella di reale, che quella fatta dalle persone, dai templi dello Spirito Santo, che siamo ciascuno di noi, è la dimora dell'Altissimo, è la pupilla dei suoi occhi. Chi lavora per la Chiesa lavora per il Signore, che della Chiesa è, come sapete, capo, pastore e sposo. Siano lodati Gesù e Maria.